Domani sarò già sulla nave che mi riporta all'Italia. Poca confidenza, signorina. Polizia. Fuori i documenti. Italiano? Assessore. Vicebrigadiere Faina Adolfo. Faina. Il mio nome è Faina. Allora, Angela. 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 Il tenco Luigi è rimasto in Argentina 10 giorni, licenza speciale, perché quell'anno stava facendo il militare. Abbiamo notizia di tutti i posti in cui è stato, tranne uno. Questo. A domanda e risposta. Era presente quando il tenco Luigi, in atti meglio generalizzato, si trovava in questo locale? A domanda rispondo sì. È venuto qui tutte le sere. Ci ascoltava suonare, mangiava qualcosa. E poi saliva sul palco e suonava insieme a noi. Suonava le sue canzoni, anche quelle che ancora non erano uscite in Italia. A domanda risponda. Il tenco Luigi ha incontrato e ho parlato con altre persone? A domanda rispondo... no. Era sempre solo. E ha parlato soltanto con me. E di cosa avete parlato? Di tante cose, di vita, di musica, di tango. Di tango? Sì, di tango. E nella fattispecie? E nella fattispecie? Vabbè, io gli ho detto che se fosse nato in Argentina sarebbe stato un vero tanghiero. Cos'è un grappino? Si chiama Kaila. Scelto? Oddio, scelto. Mio padre era nella polizia. Mio nonno era nella polizia. Anche mio bisnonno era nella polizia. C'è qualcuno della sua famiglia che non sia un poliziotto? Sì, mio fratello. E cosa fa? Il carabiniere. E sono le prese da tutti io. Perché invece i miei le davano. E quando non ci arrivano col manganello, sparano. E non mi piace neanche questo. Poi mi hanno spostato alla squadra mobile. Arriva bene perché sto in Borghese, cammino, faccio domande, prendo piroscafi. E ti piace? Da quando sono entrato qui dentro c'è una sola cosa che mi piace. Cioè? Questa. Se non avessi fatto il poliziotto, cosa avresti voluto fare? Beh, un'idea ce l'avevo. No. Dai. No. E dai. Non è il caso. Perché a me piace quando la gente si aspetta una cosa, una bella cosa, la desidera. E questa arriva, né subito né dopo, il tempo giusto per volerla davvero. Hai mai visto come sorride la gente al cameriere quando è a tavola? È come se arrivasse la donna più bella del mondo. E sì, perché hai ordinato, hai una gran fame, non vedi l'ora che arrivi da mangiare. Ed ecco, lui, col piatto in mano, vuoi una cosa? E quello arriva! Ora sarebbe meglio che questa cosa fosse la pace del mondo. La libertà! L'amore! Lascia! Ma tutto questo non è la mia portata! Io mi accontento di un piatto di pane!
giorno dopo l'altro. La vita se ne va. Domani sarà un giorno uguale a ieri. La nave ha già lasciato il porto e dalla riva sembra un punto lontano. Qualcuno anche questa sera torna deluso a casa piano piano. Un giorno dopo l'altro la vita se ne va e la speranza ormai è un'abitudine. Bene, è ora che vada.